Io ringrazio la curatrice, l'ispiratrice della mostra di questa struttura, perché il punto centrale su cui noi ci stiamo misurando in questa, diciamo così, in questo momento culturale e diciamo amministrativo è quello di riuscire a fare in modo di rappresentare la vita culturale di Roma in maniera equilibrata fra l'antichità, le varie rinascimento, le varie epoche storiche, ma anche la contemporaneità, cioè fare in modo di rappresentare e far conoscere al grande pubblico la contemporaneità della produzione artistica di Roma, proprio per fare in modo che ci sia un filo guida che sia chiaro, che sia evidente, che sia valorizzato il più possibile. Qui siamo di fronte a opere eccezionali del Novecento, significativa è il lavoro che stiamo facendo al Macro per quanto riguarda l'arte contemporanea, insomma trasmettere l'idea che c'è un continuo di creatività dal punto di vista culturale e artistico che ci permette di proiettarsi verso il futuro. Roma può essere, deve essere una grande capitale della cultura se mette insieme queste fasi diverse, la consapevolezza, la memoria di tutta la realtà del passato, della storia, con una grande sfida di creatività contemporanea e verso il futuro. Tra l'altro qua siamo dentro una lunghissima opera di restauro che sta completando e mettendo a disposizione della cittadinanza romana tutta Villa Torlonia. Credo che si debba sviluppare un grande dibattito rispetto alla destinazione di questi locali, di questi ambienti che hanno un grande valore architettonico, e dobbiamo ragionare appunto sull'utilizzo di questo complesso profondamente significativo. Poco distante qua, sapete, sorgerà il Museo della Shoah, che sarà anche un dato di testimonianza storica. Insomma, dobbiamo riflettere e ragionare di come fare in modo che tutta Roma, tutta la cittadinanza di Roma faccia di nuovo propria Villa Torlonia e la possa utilizzare fino in fondo. Questo è un passo molto importante e decisivo, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito.